buongiorno a tutti quanti e buona Pasqua. Cristo è veramente risorto. Era questa la maniera con cui i primi cristiani della Chiesa primitiva si salutavano. Vedete che alle mie spalle c'è un'immagine che era quella legata alla sette predicazioni, a quello che riguardava la Quaresima e a tutto il periodo in cui Gesù aveva sofferto. Ma oggi è un giorno di gioia. Oggi non c'è più da soffrire, non c'è più una corona di spine, ma abbiamo una corona differente. Abbiamo una corona vittoriosa, perché Cristo è veramente risorto. Oggi vorrei parlarvi di segni, ma devo fare una piccola precisazione. Quando parliamo di segni possiamo avere due tipi di interpretazione. Uno è un segno, semplicemente un qualche cosa di grafico, di qualche cosa che è scritto su un muro, su una carta. Altra cosa è quando diciamo che è un segno, è un qualche cosa che riferisce a qualcos'altro. Un segno può essere una persona, un evento. È di questo tipo di segni che vogliamo parlare oggi. Allora, che cos'è un segno? Chi mi conosce sa che mi piace l'etimologia delle parole e anche questa volta vi dirò che cosa, come definisce questa parola l'Enciclopedia Treccani. Treccani dice che un segno è una manifestazione, un fatto, un fenomeno da cui si possono trarre indizi, deduzioni o conoscenze. Noi come italiani siamo maestri dei segni, vero? Noi siamo conosciuti per parlare con le mani. In tutto quanto il mondo noi parliamo con le mani. Possiamo fare dei discorsi senza muovere un labbro, la lingua, per niente. Noi come italiani siamo inventori della LIS, quella che Morgana sta facendo, prima che fosse inventata la lingua italiana, la lingua dei segni. È una LIS a nostro modo, a modo italiano. Vorrei vedere assieme a voi un estratto da una piccola clip che ho trovato su internet per illustrare quello che sto affermando. È il filmato di una guida italiana che vive negli Stati Uniti che sta insegnando agli americani come parlare italiano con le mani. Mi dai la clip? Esiste una cosa del genere. So we have a lot. We covered, I think, a lot. Yeah. So remember, good, buono, pazzo, money, no. Buone. Let's go. Thank you. Watch out. Coffee. Ufeda. Ufeda, that's not polite. So many. So now you have a lesson you can practice on. Huh? Yeah. Grazie. Allora, possiamo tornare alla. Perché usiamo i segni invece delle parole? Perché lo usiamo? Un segno è qualcosa che con poco spiega tanto. Un segno è qualcosa che con un gesto spiega un intero concetto, un'intera. È una scorciatoia a un discorso molto più lungo e che ha delle implicazioni molto più grandi. Un segno fa lavorare il nostro cervello in un secondo noi capiamo quello che l'altro vuole dire o diciamo all'altro quello che vogliamo dire noi con un gesto, questo o questo. È qualche cosa che ci stimola a pensare, perché offre lo spazio davanti a noi, mette in noto il nostro cervello, la nostra intelligenza, le nostre mani, tutto quanto viene collegato con un segno. Noi italiani siamo maestri dei segni, vero? Pensate che ci sia qualcuno migliore degli italiani? Sì, c'è uno migliore degli italiani per quanto riguarda dei segni. C'è qualcuno che ci batte, perché è colui che ci ha creati e che ha programmato anche gli italiani ad agire, è così. Questa persona si chiama Gesù. Gesù sa come sono fatto. Gesù sa perfettamente come sono fatto. Come siamo fatti e che i segni spesso sono molto più potenti delle stesse parole.
sono enormemente più potenti delle stesse parole. La realtà fisica è più potente dei pensieri e delle implicazioni che ci sono sopra. La vita di Gesù, Gesù ha disseminato la sua vita di segni importanti. La parola dice che alla sua nascita, la sua nascita arrivò accompagnata da un segno nel cielo. Mi dai la prima slide, per favore? Matteo 2, versetto 2. Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché abbiamo visto la stella in Oriente, siamo venuti ad adorare. Il primo segno è una stella regale, una stella di re. Gli angeli hanno detto ai pastori quale segno avrebbe contraddistinto il re che era venuto nella prossima anno. Sempre da Luca 12. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Questo vi servirà di segno. È un segno di un re, ma che arriva come l'ultimo delle persone, come l'ultimo dei popoli. Quando Gesù è stato battezzato nel Giordano, vi ricordate? Anche lì è apparso un segno importante. È apparso lo Spirito che è disceso come una colomba. Non è una colomba, è come una colomba. Qualche cosa, un segno, una luce che si è appoggiata, che è scesa su Gesù. Dai, dai. Matteo 3, 16 dice: Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco, i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ora, questi sono segni che non sono messi lì a caso. Gesù non fa mai le cose a caso. Gesù non fa mai una cosa che non ha un'implicazione profonda per le nostre vite credenti. Li ha messi lì per ricordarci che Gesù è un re, ma che è venuto come l'ultimo dei popoli del mondo, e che lo Spirito di Dio discende sulla terra attraverso di Gesù. Sono dei segni importanti, sono dei segni che dobbiamo ricordare nelle nostre vite. Nell'ultima cena Dio ci ha dato due segni importantissimi come simbolo del nuovo patto. E dalla prossima, Luca 22 19-20: poi prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è versato per voi. Sono dei segni. Noi ogni domenica li distribuiamo tra di noi, proprio perché sono dei segni importanti che ci ricordano che il sangue di Gesù è il patto nuovo firmato da lui per noi. Sul Golgota Gesù trasforma uno strumento di tortura, uno strumento di morte, la croce era uno strumento di morte fino ad allora, in uno strumento di vita e di salvezza. Quanti di noi oggi portano una croce? Quanti porterebbero una croce sapendo che è uno strumento di tortura? Ancora al giorno d'oggi ci sono persone che vengono crocifisse perché è una tortura, ma noi la portiamo perché Gesù l'ha trasformato in un segno di pace, in un segno di resurrezione e in un segno di salvezza. Un giorno un gruppo di persone che odiavano Gesù, non lo amavano di certo, erano i farisei, i dottori della legge, che non lo vedevano di buon occhio, che credevano di avere la verità in tasca perché conoscevano a memoria l'Antico Testamento, che non credevano che lui fosse il figlio di Dio ma che fosse soltanto un impostore, per sfidarlo gli dissero: beh, facci un segno e noi crederemo. Beh, quella volta Gesù non fece nessun segno, ma diede una risposta, che è una risposta importante per noi. Matteo 12, da 38 a 40. Alcuni maestri della legge e alcuni farisei dissero a Gesù: maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno miracoloso. Gesù rispose: questa gente malvagia e infedele a Dio vuole vedere un segno miracoloso, ma non riceverà nessun segno, eccetto il segno del profeta Giona.
Come Giona rimase nel ventre del grande pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo rimarrà sepolto nella terra 3 giorni e 3 notti. Il segno di Giona. Per chi non conosce la storia, Giona era un profeta strano, un profeta che era stato mandato, a cui Dio aveva detto: ok, vai a Ninive e porta l'annuncio che io sono la salvezza. Che cosa fa Giona? Invece di andare a Ninive, va dalla parte opposta, va a Gibilterra. Ninive era in pratica in Iraq, e lui va dall'altra parte, va verso Gibilterra. A un certo punto si scatena una tempesta enorme, le persone non capiscono che cosa sta succedendo, i conducenti i barcaioli, non so come si chiamavano all'epoca, quelli che stavano sulla barca, gli dicono: guarda, prega il tuo Dio. E lui dice: no, io non pregherò il mio Dio, perché io sono la colpa di tutto questo, perché io ti sono venuto a Dio. Allora, che cosa fa? Per salvare voi, buttatemi in mare. Un pesce lo prende e lo ingoia, e 3 giorni e 3 notti dentro lo stomaco di un pesce non è che si sta bene, non è che si sta molto bene. Ma dopo 3 giorni e 3 notti il pesce prende e rideposita Giona sulla spiaggia, e Giona, che ha capito, va dai niniviti e li converte a Dio. Questo è il segno di Giona, questo è il segno che può interpretare Gesù. La Pasqua, ci sta dicendo Gesù, è il medesimo segno. Gesù dice che l'unico segno di cui ha bisogno il mondo, che ha bisogno questa generazione, è il segno della Pasqua. È il segno di una tomba vuota, di Lui risorto, di un corpo risorto, che è asceso al cielo e ritornato. Gesù, quando dice questa generazione, attenzione, non stava parlando della sua generazione, lui aveva circa 33 anni, non stava parlando della generazione che era andata insieme a lui, ma stava parlando di questa generazione, la generazione che sarebbe venuta da lì, dalla sua nascita in poi. Questa generazione è anche la mia generazione e la tua generazione e la generazione che verrà finché Gesù non tornerà. Per cui stiamo parlando di questa generazione, ogni generazione che è venuta dopo di Gesù. Questa generazione è la mia e la tua, e a questa generazione, se tu sei credente, Gesù ha detto che tu devi testimoniare. Atti 1:8, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Siamo tenuti, Gesù ce lo dice, Gesù ci dice che noi dobbiamo testimoniare di Cristo risorto. Oggi è Pasqua, noi dobbiamo testimoniare della tomba vuota, ma non a questa generazione. L'ultimo segno che Gesù ci lascia, non a caso, è quello che oggi festeggiamo: è una tomba vuota, poche fasce a terra e nessun corpo da trovare. Gesù ci conosce, sa che come uomini e donne, dopo un po', le parole perdono peso, ci abituiamo alle parole. Le parole che un tempo non osavi neppure pensare, attualmente le senti tutti i giorni, a tutte le ore in televisione. Volete qualche esempio? Meglio di no, che il giorno di Pasqua. Sarebbe tutto pilopio. Ma quello che vedete in qualsiasi programma, uomini e donne, forum e l'altro, sono le parole che un tempo tu non avresti neppure osato pensare, tanto erano scurrili, erano volgari. Ma hanno perso un peso, perché? Perché dopo un po', come uomini e donne, la potenza delle parole cessa, si sminuisce. È per quello che ci ha lasciato dei segni. Ci ha lasciato dei segni che non sono parole. E non li ha lasciati a caso, come ho detto, Gesù non fa mai nulla per caso, ma perché fossero strumenti per noi, per ricordare e per raccontare. Sono strumenti per ricordare quello che è accaduto e per raccontare agli altri quello che è accaduto. Quante volte, ti domando, usi questi segni, la stella, la croce, la tomba, nella tua vita quotidiana per ricordare
quello che Gesù ha fatto per te. Quante volte li usi? Quante volte li usi nella tua vita nel mondo per raccontare agli altri di quello che Gesù ha fatto per gli altri oltre a te? Perché tu non sei il depositario unico della salvezza, ma tutti coloro che crederanno in Gesù, e Gesù ti sta chiedendo di testimoniare questa realtà. Morgana, che è qui a mio fianco, mi sta insegnando piano piano qualche segno che usano i sordi per comunicare. E per me è stata veramente una scoperta. I segni che fanno i sordi per parlare di Dio, di Gesù, della fede, beh, mi hanno fatto riflettere, profondamente su quanto le parole della mia fede siano state diluite nel tempo, sminuite nel tempo, tanto da non, suscitare più nessuna reazione, nemmeno in me che le pronunci. Mi hanno fatto riflettere di quanto poco io mi ricordi durante il giorno di chi è Gesù e di quello che ha fatto per me. Vi ricordate che abbiamo parlato durante la serie di predicazioni delle discipline spirituali, no? Quelle attività che ci portano più vicino a Dio. Tra le varie discipline c'era la preghiera, il digiuno, la solitudine, e ce n'era una in particolare, c'era il silenzio. C'era il silenzio. Stare in silenzio dinanzi a Dio, stare in silenzio davanti al tuo creatore, estraniarsi dai rumori del mondo e dalle parole. A che motivo? Stare in silenzio per entrare in contatto con Dio, per ascoltare e per capire quello che vuole Dio da noi. Chi è sordo, questa realtà la vive ogni momento della propria vita. Ogni momento è in silenzio. Ed è forse per questo che i segni delle sue parole sono potenti illustrazioni di ciò che ha fatto Dio per me e per te e per lui che le produce. Vi farò qualche esempio. Cosa provo quando pronuncio il nome Gesù? Avete visto la mossa che ho fatto? Guardate che Morgana la fa meglio. Cosa provo quando dico Gesù? Gesù. Sono mani forate. Sono mani forate. Mi ricordo quando pronuncio il nome Gesù, che il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che rappresenta la creazione. C'è una bellissima canzone che non usiamo in questa chiesa perché è vecchia, danza, vecchia quanto me, qualche cosa di più, che dice: le sue mani forate che stessero i cieli. Il servo Re, per chi se la ricorda. Mi ricordo che lui ha avuto le mani forate per riscattarmi dalla morte. Dovrei ricordarmi quando pronuncio Gesù che lui è venuto a farsi bucare le mani per colpa mia. Lo faccio. Chi è sordo lo fa ogni volta che pronuncia Gesù. Ogni volta che lo pronuncia si ricorda che Gesù è colui che ha avuto le mani forate a causa mia. Cosa provo quando dico agli altri che sono una persona credente? Anche qui c'è un segno, guardate quello di Morgana che è meglio. Persona credente. Persona credente. Dove metto la mano? La metto sul mio cuore. La metto sul cuore. Mi ricordo che Gesù è l'amore. Questo è il segno dell'amore. Amore. Da lui a me. Lui ha riversato su di me il suo amore. Mi ricordo che l'amore di Gesù dovrebbe essere piantato, conficcato nel mio cuore, per riempire il mio cuore, sino a che non ci sia null'altro dentro il mio cuore. Solo quello ci deve essere, l'amore di Gesù conficcato dentro il mio cuore. Cosa dico quando parlo dello Spirito Santo? Questo è difficile, lo fa molto meglio lei. Lo Spirito Santo. Mi ricordo che è qualcosa sceso dall'alto, che è un dono,
che è piovuto sulla terra e ha colto anche me, che proviene dal cielo, dal Padre, da Dio, lo Spirito Santo, che irradia il mondo, che irradia me, irradia te. E anche coloro che non credono in Dio, perché anche loro sono irradiati dallo Spirito Santo, ma non lo seguono e non lo ascoltano perché non hanno ancora creduto. A Pasqua parlo della tomba vuota. Anche qui è tosta, guardate per cane che non lo prende. Della tomba vuota. Okay. Una tomba vuota. Mi ricordo che la tomba era sigillata. La tomba era sigillata e c'erano delle guardie intorno alla tomba, ma quando hanno cercato Gesù dentro la tomba era vuota, non si è trovato più, se n'era andato, non era più lì. Gli angeli dissero: perché cercate tra i morti colui che è vivente? E infine, cosa suscita in me la parola resurrezione? Dare il gesto. Resurrezione. Qualcuno che è sotto terra, questa è la terra, che torna sulla terra e ascende al Padre per ritornare come Spirito Santo. Comprendo fino in fondo che un uomo come me e come te è riuscito a tornare da sottoterra, e che se lui è riuscito a farlo, ci riuscirò anch'io se credo in lui, se lo accetto e lo seguo. Quando parlo di queste cose, io dovrei ricordare ogni volta che i segni che Gesù mi ha lasciato, hanno un importante significato per la mia vita, che vanno oltre le semplici parole. Quando io uso il termine Gesù parlo di colui che ha creato il mondo, di colui che è sceso dal cielo per venire a morire in croce. Allora mi domando io, chi è il sordo? Chi è il muto? Sono io. Spesso sono io sordo. E quello che c'è peggio è che spesso sono io il muto che non comunica al mondo questa lezione. Pasqua è il segno dell'amore di Dio, ma spesso lo usiamo soltanto a Pasqua. Guardate anche qui il segno, Pasqua. Vi ricorda niente? Vi ricorda quando Gesù è entrato in Gerusalemme e tutti quanti hanno agitato le palme e dicevano alleluia, osanna a colui che viene nel nome del Signore? Lo dovremmo, come credenti, invece usare, ricordarci che Gesù è entrato da trionfatore in Gerusalemme e nelle nostre vite è entrato da trionfatore. Festeggiamolo con rami di palme, con le nostre mani e con la nostra vita, così come i sordi lo fanno in Lis, la lingua dei segni, ogni volta che dicono Pasqua. Si ricordano che è stato festeggiato, che è il re dei re, che è il Signore dei Signori, che è colui che viene nel nome del Signore. Ora non so dove tu sei oggi, cioè nel senso che lo so che sei qua, o che sei là nel video, o che sei là nel podcast che stai ascoltando, ma io voglio dire, non so dove sei col tuo cuore, non so dove sei col tuo cuore. Forse segui Gesù da tempo, ma col tempo hai perso la potenza di cui segui. Col tempo ti dai per scontati, sì, Gesù, lo so. Dovresti ricordarti di Gesù. Gesù dice che oggi devi ricordare ogni volta che pronunci il mio nome, ti dice ogni volta che pronunci il mio nome Gesù, ricordati quello che ho fatto per te. Ti ho fatto forare le tue mani per te. O forse lo hai accettato da poco? E quei segni sono ancora vivi per te, perché sei ancora pieno dello Spirito Santo che arriva dentro un nuovo credente. Allora ti dico, sfrutta questo momento, sfrutta questo Spirito di Dio che scende su di te, che è sceso su di te, per testimoniare al mondo del segno della tomba vuota.
O forse sei qui con i tuoi dubbi, col tuo carico di delusione, col tuo carico di speranze fallite, e non vuoi avere altre delusioni e altre speranze fallite, non vuoi provarne altre. Se sei lì, se sei lì, allora voglio darti un'ultima riga con cui concludere questa meditazione, dai. Romani 10:9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Gesù ti dice: io sono colui che è stato crocifisso per te. Non sono più nella tomba, non sono più nella tomba, poiché la tomba è vuota, ma sono risorto e sono sceso al Padre per poterti mandare lo Spirito Santo su di te, che ti salva e portarti assieme a noi. Preghiamo. Signore, grazie per i tuoi segni. Grazie che tu hai fatto della tua vita un segno costante, con cui mi spieghi, mi incoraggi, mi stimoli a seguire. Se tu che hai ascoltato questa meditazione sei stato colpito o colpita da qualche cosa che hai sentito, prega queste tue parole nel tuo cuore. Signore Gesù, oggi è Pasqua e io voglio ricordare il tuo dono. Io voglio essere capace di testimoniare il tuo dono e voglio essere capace di accettare il tuo dono. Io lo accetto, Signore Gesù. Accetto la tua salvezza, accetto le tue mani curate e voglio ricordarmi di questo in ogni momento della mia vita quando pronuncerò il tuo dono. Voglio essere testimone di quella tomba vuota. Per questo chiedo che il tuo Spirito Santo mi nomini oggi. Perché io voglio essere tuo testimone, voglio essere tuo figlio. E voglio confessare con le labbra che tu sei il solo Signore della mia vita. Questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore. Amen. Amen.